Ed ora ci colleghiamo con il presidente dell'Associazione Pensiero Felice di Alghero, Ombretta Armani. Buongiorno presidente, ben ritrovata, linea diretta con la regione. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano e a tutti voi che mi avete cercato per fare questa piccola intervista. È sempre un grande piacere, insomma. Allora, presidente, intanto questo sabato è arrivato un nuovo pulmino per l'associazione Pensiero Felice, un traguardo importante. Certo, Nicola, il primo traguardo. Abbiamo realizzato il primo dei nostri sogni. Un pulmino attrezzato anche per noi. Il progetto era intitolato Un pulmino attrezzato anche per noi. Siamo riusciti a comprare un pulmino e stasera lo inauguriamo. Tu mi devi scusare perché io devo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato ad acquistarlo. Certo, certo. Posso fare l'elenco? Assolutamente sì, certo, certo. Allora, abbiamo ricevuto dei grossi contributi dall'Istituto Fondazione Lavagna, dalla ditta Gilbert, dal Masci di Alghero, dagli amatori rugby Alghero, dal Rotary Club di Alghero, dai dipendenti dell'ACI Pra di Sassari, dalla Cora l'Alghe Terra Mia, Giancarlo Stanna con la sua aggruppazione de volontariato e cantorsi musicis dell'Alghe, dalla mamma di Angelita, alla quale mando un saluto veramente particolare, non so spiegare chi essa lei sia, stasera ne parleremo. Sì, sì, sì. Dagli amici dei tornei di burraco, perché abbiamo organizzato dei grossi tornei di burraco e molti hanno partecipato come proprio tornei di beneficenza. Nonché devo ringraziare l'artista Ruben Mureddu e la ceramista Lina Dau che ci hanno permesso di realizzare dei lavori di pittura e dei lavori in ceramica che sono stati diciamo venduti tra virgolette, nel senso che li abbiamo messi in esposizione presso il circolo dei marinai e le persone li hanno acquistati con delle offerte. Certo. Grazie a tutto questo siamo riusciti ad acquistare il nostro pulmino con tanto di elevatore per le carrozzine, un pulmino a 9 posti, molto bello, che stasera poi ci sarà la sorpresa del fatto che siamo riusciti a sponsorizzare il pulmino. Quindi ringrazio in questo momento, poi lo farò, ma adesso non voglio ancora nominarle. Sì. Tutte le ditte che hanno sponsorizzato il pulmino e che questa cifra raccolta abbastanza considerevole ci aiuterà a gestire il pulmino, assicurazione, bollo e nonché gasolio, quindi le famiglie non saranno minimamente, non dovranno togliere proprio niente, non saranno caricate da spese di trasporto perché saremo noi con questi soldi a gestire il trasporto dei ragazzi da e per il centro. E questo è sicuramente importante, ha parlato di un primo tassello, un primo traguardo importante, presidente, di un'associazione giovane, Pensiero Felice, nata pochi anni fa. Ecco, ci vuoi raccontare brevemente la storia, come nasce e perché nasce Pensiero Felice? Allora, Pensiero Felice nasce perché le mamme dei ragazzi che io chiamo ragazzi specialmente abili si erano stancate dell'isolamento in cui erano vissute fino a quel momento e hanno cercato degli educatori, hanno cercato me, hanno cercato delle persone di buona volontà per fondare questa associazione che consentisse di aprire un centro dove i ragazzi potessero venire a stare assieme, non loro i ragazzi, ma con le famiglie, perché non è un centro solo per i ragazzi, è un centro per le famiglie, un centro per gli anziani e un centro per chiunque voglia passare il suo tempo libero. È un centro dove noi organizziamo di tutto, organizziamo escursioni, organizziamo gite, organizziamo balli, organizziamo mangiate, tra virgolette. Certo, certo. Per stare tutti assieme e i genitori veramente continuano a ringraziarci perché hanno trovato un punto di riferimento, hanno trovato degli amici, hanno trovato il modo di proprio venire fuori dalle loro case dove purtroppo stavano soli e qui tutti insieme io dico siamo diventati una grande famiglia. È chiaro che ci sono obiettivi successivi, il prossimo obiettivo sarà quello di avere un centro diurno dove si potrà venire dalla mattina e stare tutto il giorno e lì spingeremo per avere dei locali perché questi che abbiamo ce li abbiamo a mezzo servizio diciamo. Quindi intanto già da adesso il martedì cominceremo l'attività completa dalla mattina alle 9:30 fino alle 19 di sera, quindi si pranzerà qui. Solo una giornata alla settimana. Certo. E questo è il prossimo obiettivo, il prossimo progetto. Caro Nicola, il progetto definitivo puoi immaginare qual è? Quello di trovare una vera casa famiglia
dove questi ragazzi diversamente abili, diversamente autonomi, che possano domani trovare un futuro felice quando la famiglia purtroppo non potrà più prendersi cura di loro. Quello sarà l'obiettivo finale. Non so se io riuscirò a vederlo, però sinceramente ci conto. Assolutamente, ed è quello che ci auguriamo tutti quanti. Io ringrazio la presidente dell'associazione Ombretta del Pensiero Felice, la professoressa Ombretta Armani. Grazie presidente per essere stata nostra ospite a Linea Diretta con la Regione. Allora, Nicola, io ringrazio voi. E ti prego, appena puoi, vorrei, adesso non lo voglio fare, vorrei un'altra intervista per ringraziare gli sponsor. Assolutamente, a disposizione. Saranno sul pulmino che circolerà per Alghero e sarà un pulmino felice quando lo vedrete in giro. Assolutamente a disposizione. Ok Nicola, grazie, salutami presidente. Tutti, un grazie a tutti e un bacione a tutti quanti. Grazie e complimenti. Ciao Nicola, ciao. E quindi ringraziamo nuovamente la presidente dell'Associazione Pensiero Felice di Alghero, Ombretta Armani. Tra l'altro, in quella manifestazione era presente anche l'onorevole Mario Bruno. Manifestazioni importanti, insomma, come quelle e associazioni importanti come quella della presidente Armani. Chiudiamo questa seconda puntata di questa sesta edizione di Linea Diretta con la Regione, puntata dedicata alla sanità. Poi abbiamo parlato di sociale, poi abbiamo sentito anche Raimondo Cacciotto, uno dei nuovi volti del Consiglio Comunale di Alghero. Come possiamo chiudere questa puntata, onorevole? Sì, in settimana ci siamo occupati appunto di sanità in Consiglio regionale e oggi ne abbiamo parlato diffusamente, ma non solo, ci siamo occupati anche del decreto Monti. E come sapete, ne ha parlato anche l'assessore De Francisci poco fa, giustificando questa misura della razionalizzazione della rete ospedaliera con l'imposizione della cosiddetta spending review. In realtà il decreto Monti va a incidere su tantissimi aspetti. Io sono intervenuto in consiglio regionale in settimana per dire alcune cose che mi sembrano fondamentali. Intanto il fatto che sì, c'è un amore per l'economia in questo periodo. Diciamo che viene in qualche modo anche accettato o sopportato dai cittadini. Si sa che anche perché magari la politica, i politici, noi non siamo stati all'altezza in questi anni, parlo della politica regionale ma anche di quella nazionale, e insomma quello che sta succedendo anche con risvolti etici nella dimostrazione lampante, non siamo stati all'altezza, però da qui, come dire, il fatto che vengano accettati i tagli, che in qualche modo lo stesso Monti è lì al governo per svolgere un ruolo che in qualche modo va ad incidere su uno Stato che altrimenti sarebbe andato a rotoli, con una crisi economica internazionale. Accanto a questo amore per l'economia ci deve essere un amore per le istituzioni, perché altrimenti magari giustificabilissimi provvedimenti portano verso la riduzione dei centri decisionali. Quando si decide di accorpare le regioni, quando si decide, come si sta decidendo in queste ore, di eliminare la specialità delle regioni, come quella che la Sardegna ha da oltre 60 anni, è una specialità conquistata e credo che gli derivi sulla base del principio di uguaglianza che è nella Costituzione, cioè tutti i cittadini sono uguali e anche i cittadini sardi devono essere resi uguali rispetto agli altri cittadini italiani. Il principio di uguaglianza che appunto si declina nella nostra specialità, che poi ci deve portare, come abbiamo fatto con conquiste negli anni, ad una continuità territoriale, che fra l'altro, e qui lo Stato non c'entra niente, è una responsabilità della Regione, dell'attuale Giunta Cappellacci, continuità territoriale che almeno quella aerea non abbiamo più e quella marittima insomma stenta anch'essa a decollare. La nostra specialità nella scuola, la nostra specialità nella sanità, che ci porta a non accettare supinamente, come stiamo facendo purtroppo, dei benchmark, cioè dei modelli, degli standard che sono uguali in Lombardia come in Sardegna. La Sardegna ha le sue caratteristiche, un'isola, una sua densità, la distanza tra i paesi, la difficoltà nei trasporti, sono tutti elementi che devono portare ad un riconoscimento di diritti e quindi ad un riconoscimento anche di risorse. Il venir meno della specialità, che magari abbiamo utilizzato male in questi 60 anni, della nostra autonomia, la mancanza di sovranità, sono fatti pericolosi, perché riducendo gli interlocutori, come vogliono alcune lobby, riducendo gli interlocutori si rischia di minare la democrazia. E la democrazia significa anche governo del territorio, perché poi le ricadute sono conseguentemente dallo Stato alle regioni, dalle regioni ai comuni, meno poteri, meno risorse, meno servizi, vengono cancellati, abbiamo visto, no, la sezione distaccata del Tribunale, abbiamo parlato domenica scorsa, l'Agenzia delle Entrate, eccetera, insomma meno servizi nei territori, pensiamo ai piccoli paesi della Sardegna.
Allora, tutto questo non può non portare ad una mobilitazione, perché accanto, come dicevamo, all'amore per l'economia ci deve essere l'amore per le istituzioni, cioè per la democrazia, altrimenti diventa pericoloso. E diventa pericoloso anche il fatto che magari ci affidiamo a dei tecnici che non sono legati poi al consenso popolare e che quindi non rispondono a nessuno, se non a un Parlamento che comunque in questa fase, evidentemente, in questa fase delicata, ritiene di dover compiere delle scorciatoie. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Da qui l'appello che c'è stato in Consiglio regionale anche ai parlamentari sardi, anche se dovessero mettere la fiducia su quel provvedimento, di far sentire la propria voce. Non si può cancellare così come se niente fosse la storia, ma anche in qualche modo non si possono cancellare i diritti dei sardi. E siamo in questa fase molto delicata che sta passando quasi in sordina, tenendo conto che ci sono, come dire, degli scandali nazionali che stanno accompagnando questo processo, ma non si può cogliere uno scandalo per poi cancellare effettivamente una parte importante dell'architettura istituzionale, perché veramente le ricadute le vediamo poi nella parte terminale, cioè nelle amministrazioni locali, nelle amministrazioni comunali, che non hanno poi le risorse per i servizi. E poi in Sardegna, lo sappiamo, c'è un patto di stabilità, come c'è dappertutto d'altronde, però un patto di stabilità che non ci fa fare delle scelte che tengono conto appunto della volontà della stessa amministrazione regionale, ma ci sono dei vincoli che naturalmente impediscono la spesa, anche se a volte le risorse ci sono, ma non possono essere appunto utilizzate. E nel caso della Sardegna però le risorse non ci sono neanche, ricordiamo l'avvertenza entrate non risolta e ricordiamo il fatto che le entrate correnti della regione sono ormai uguali alle spese fisse, quindi vuol dire che non c'è capacità di manovra, che non c'è possibilità di fare politica, non ci sono scelte discrezionali. Questo significa naturalmente riduzione di spazi, riduzione di spazi di autonomia importanti. Questo lo dico per segnalare il momento che viviamo, che appunto non può essere sottaciuto, e lo dico anche perché un ordine del giorno, una risoluzione del Consiglio regionale ha impegnato il Presidente della Regione a far valere i diritti dei sardi a tutti i livelli. Il Presidente Cappellacci è stato da Napolitano, riteniamo che non possiamo semplicemente affidare neanche al Presidente della Regione la rappresentanza di questi interessi, deve essere l'intero popolo sardo in qualche modo a manifestare, sapendo che però, non posso neanche questo negarlo, che ci sono responsabilità anche da parte nostra, da parte di chi in questi anni ha fatto politica e lo ha fatto chi più chi meno naturalmente con diversi gradi di responsabilità, chi sta al governo e chi sta all'opposizione, però di fatto una situazione difficile che non può, lo dico spesso, insomma il rimedio non può essere peggiore della malattia. Affronteremo naturalmente l'argomento anche nelle prossime settimane, un argomento che riguarda la politica in questo momento storico, anche in questa fase che vede per esempio il Partito Democratico impegnato in primarie nazionali, ma che necessariamente devono riguardare anche la situazione socio-economica che viviamo e anche necessariamente l'architettura istituzionale, che poi significa semplicemente il modo con cui i cittadini si organizzano per avere soddisfatti i propri diritti. E credo siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Linea Diretta con la Regione. Ringrazio naturalmente tutti gli amici che sono stati all'ascolto sia sul 98.3 che sullo streaming www.ondastereo.com. Ringraziamo naturalmente gli ospiti che sono stati con noi, e quindi l'assessore della Sanità della Regione Sarda Simone De Francisci, e poi i consiglieri regionali del PD Francesca Barracciu, Marco Espa, poi Raimondo Cacciotto, consigliere comunale del Partito Democratico di Alghero, e Ombretta Armani, presidente dell'associazione Pensiero Felice. Ringrazio naturalmente la regia curata da Giuseppe Niolu, chi coproduce questo appuntamento su Radio Onda Stereo, l'associazione Unisola e il gruppo consigliere in regione del Partito Democratico, e naturalmente ricordiamo anche Michele Fioraso, che ha fatto il punto della settimana politica in regione, e naturalmente l'onorevole Mario Bruno. Sì, ne approfitto anche per ringraziare Radio Onda Stereo. Dalla settimana scorsa vedo che siamo presenti anche su YouTube, anche con le immagini, mi sembra un altro servizio importante che svolgiamo, e quindi la possibilità insomma di migliorare anche il lavoro che ormai svolgiamo da 6 stagioni. E questo grazie naturalmente al nostro Giuseppe Niolo. Da Nicola Nieddu è tutto, l'appuntamento con Linea Diretta con la Regione, e ricordo le repliche di lunedì alle ore 19 e martedì alle ore 9. Grazie e a risentirci.